Uno, due, tre. Ok, allora, ce l'ho fatta. Andiamo, eccoci qui. Antonio e Marco, siamo pronti? Meraviglioso. Voi siete pronti? Siamo in onda? State bene? Accendiamo il pc, cioè, accendiamo il proiettore, però. Allora, eccoci qua. Ok, come state? Dormito bene? Dormito poco? Eh beh, tu c'hai la piccolina. Come va la piccolina? Tutto bene? Dormito poco? Ah, tu hai dormito? Io pensavo la piccolina. Infatti pensavo fosse. Come mai hai dormito poco? Hai pensato a Genoveffa? Hai detto, ma Genoveffa. Ti ha tolto il sonno? Beh, capita, sono delle situazioni. Io intanto bevo, si sappia, non ho fatto colazione, quindi. Pensieri rispetto a ieri? Cose che vi sono venute in mente, cose che vi hanno colpito. Grazie dei fogliettini, molto utili, vi ringrazio, ho già fatto nella notte dei piccoli cambiamenti. Sempre il suo colore. Il cavo, abbiamo detto. No, perché oggi è importante. È importante che oggi dobbiamo vedere proprio delle cose, quindi deve vedersi. Ah, ok. Thank you. Pensieri rispetto a ieri. Allora, ieri abbiamo visto Genoveffa. Beh, non proprio fisicamente, l'abbiamo incontrata, però. Che pensieri avete fatto? Questi valori, questa intercultura. Mi piace perché voi siete dei diesel, no? Cioè, poi intorno alle 10 ci siete. Io dico, prendete il caffè, siete tranquilli. No, niente, qua. Cosa ci ha detto ieri Genoveffa? Microfono. Microfono, se no Antonio e Marco mi picchiano. Ma liberi, tranquilli, eh? Eccomi qua, guarda come vengo bene. Chi due cose ieri? Genoveffa, l'intercultura. Ah, vi faccio vedere una cosa, dai, vi do una mano perché mi siete simpatici. Ah, ecco. Chi è che spiega l'iceberg? Perché abbiamo parlato dell'iceberg? Ok, dai, grande. Mi piace che ha proprio detto, vabbè, vado, mi consegno spontaneamente al gruppo. Allora, il modello dell'iceberg, per chi non c'era, fa riferimento al fatto che gli aspetti valoriali variano da cultura a cultura e quindi rappresentano, così come un iceberg, diciamo, la parte, quella visibile, quella esteriore, diciamo, e quella più superficiale, che fa riferimento magari alla Cade. musica, all'abbigliamento, alle tradizioni, però poi sotto c'è tutta una parte molto più estesa, molto più radicata forse in ognuno, che è quella riferita all'educazione che si riceve, ai modelli familiari, tutto quanto ha a che fare con gli aspetti valoriali che uno interiorizza durante l'infanzia, grazie all'educazione che riceve. Perfetto. E variano da cultura a cultura. Brava. Bravissima, devo dire. Esattamente così. Cioè, ieri proprio abbiamo visto che quando io ragiono in termini di cultura e poi di. Ecco, qua, questa era la storia di Genoveffa, no? A livello individuale abbiamo fatto una classifica, a livello di gruppo avete fatto una classifica, ma anche tra gruppi ci sono state delle differenze. Questo ci fa anche capire quando lavoriamo con i nostri partner in un contesto internazionale, cioè dobbiamo tenere conto di questi elementi, degli elementi culturali, degli elementi di valore. Allora, se io vi dico mediazione interculturale, voi cosa mi dite? Non ditemi brutte parole, eh? Mediazione interculturale.
Voi cosa mi dite? Che parole vi vengono in mente? Che cosa vi viene in mente? Venirsi incontro. Venirsi incontro. Venirsi incontro. Poi, cos'altro? Qualcuno in mezzo, tipo ponte. Qualcuno? In mezzo, che sta tra le culture. E in mezzo. Perché abbiamo il microfono così non ci facciamo picchiare? Perché compromesso? È perché fra diverse posizioni, diciamo, non sempre ce n'è una che prevale. Sì. Ma bisogna trovare una posizione appunto intermedia che vada bene per tutti. Una posizione intermedia? Che vada bene almeno in parte per tutti. Ecco. Credo. Sì, sì. Cos'altro vi viene in mente? Mediazione. Proviamo, andiamo sempre al microfono se non ci... Spiegare. In che senso spiegare? Cioè, spiegare. Perché magari tra... Se parliamo di culture diverse, sì, può essere difficile per noi che abbiamo determinati, cioè abbiamo una cultura, sì, propria, quindi determinati modelli culturali, può essere difficile metterci dal punto di vista dell'altro. Il mediatore ha anche questo compito di spiegare nell'altra cultura cosa significano determinate situazioni o... Ottimo, dal punto di vista dell'altro. Bene, altro sulla mediazione? Conoscenza dell'altra cultura. Perché conoscenza dell'altra cultura? E far conoscere anche la propria, ovviamente, perché senza conoscere l'altra cultura e conoscere la propria, ovviamente, non si può arrivare a un punto di incontro per l'appunto. Ottimo. Altro che ci... Michele, abbiamo chiesto che parola... Aspettate che spengo il telefono, che secondo me l'ho dimenticato acceso. Infatti, che parola ci viene in mente quando diciamo mediazione culturale? Quindi abbiamo detto, avete detto, venirsi incontro, mezzo, in mezzo, compromesso, spiegare dal punto di vista dell'altro e conoscenza dell'altra cultura. Ah, non sono solo io che starnutisco. Ah, ecco. Altro che ci viene in mente? Che vi viene in mente? Richiama un po' questo meccanismo che dicevamo, cioè il famoso, io ho fatto il liceo artistico, noterete le mie doti grafiche, richiama proprio l'idea, se ci piace questo modello, dell'iceberg. Cioè essere vicini... mantenendo, quasi contaminandoci rispetto a quelle che sono le peculiarità anche più profonde delle due culture. Cioè vuol dire non prevaricare una cultura rispetto all'altra, è il lavoro tecnico effettivamente del mediatore di essere quello, se consideriamo A e consideriamo B, c'è poi il nostro mediatore, tecnicamente il mediatore fa questo tipo di mestiere, no? Cioè è tra, perché per motivi linguistici, per motivi esperienziali, per motivi culturali, eccetera, può favorire le due parti rispetto a quelli che sono gli elementi più profondi. Ieri lo dicevamo usando Genoveffa, per esempio appunto il concetto di formazione, di educazione, il senso anche della bellezza. Ci sono delle culture che per apparire belle, per esempio, usano degli oggetti che contornano il viso che magari in Italia
non è proprio un modo di vivere un certo tipo di bellezza. L'abbiamo detto, l'uso degli spazi fisici, relazioni sociali e relazioni di ruolo rispetto alla società. Per esempio, ci sono in alcune, noi italiani siamo visti una cultura che, senza fare ovviamente approfondimenti di carattere politico, che però dal punto di vista della politica è una politica molto anziana, tra virgolette, che dà poco spazio ai giovani. Mi è capitato in Spagna, l'assessore delle politiche giovanili del comune di Murcia era una ragazza di 24 anni, cosa che in Italia magari non è proprio così immediato, come sappiamo, no? È una questione appunto della nostra cultura. Allora, il lavoro di mediazione, il lavoro che andiamo a fare, grazie, il lavoro che andiamo a fare è proprio questo, cioè ragionare rispetto agli elementi dell'iceberg. Quindi vuol proprio dire tutelare entrambe, conoscerle. Ecco, una cosa che mi veniva in mente, che vi volevo rimandare, è il fatto che bisogna essere curiosi. Cioè, se uno vuole lavorare in questo mestiere deve avere una curiosità, curiosità culturale, curiosità relazionale, curiosità informativa. Cioè, è necessaria la curiosità. Se vogliamo racchiudere tutto in una parola, è quella della curiosità. Ok? Quindi, abbiamo dato qualche elemento rispetto al mediatore e adesso entriamo un po' nel vivo, visto che mancano poi 2 giorni, e facciamo qualche esercizio. Cosa vedete? Se riuscite a vedere? Corna, qualcuno dice? Cosa vedete? Corna, tranquilli, siamo... Cosa? Tranquillo, cosa? Che immagine è? Una mano fa la corna e l'altra no? Non c'è l'indice, non è proprio... Sono proprio... E che cosa associate a questo gesto? Di solito un insulto. Allora, questa immagine, voi sapete che Bush è un texano. Quindi quando Bush è stato eletto, al passaggio di Bush, il toro, cioè vince un texano. E quindi questo gesto, che dal punto di vista appunto visivo, culturale, noi lo associamo, perché per noi questo gesto è un gesto offensivo, celebra la vittoria di un texano. Quindi se io vado negli Stati Uniti faccio tranquillamente questo gesto, ok? Esatto. Icona di sinistra, punto esclamativo, che cosa vi fa venire in mente? Pericolo generico. Qualcuno di voi è greco, è stato in Grecia? Allora, l'Apple negli anni 80, quindi è confermato che universalmente riconosciuto che l'icona, punto esclamativo, richiama un pericolo generico. Allora, io non so se come me voi avete avuto l'esperienza traumatica di Vista, sistema operativo, ecco. Allora, io ce l'ho avuta per un po' di tempo e Vista, tu gli dicevi, cancella un file, guarda Rino come ride, cancella un file e Vista compare un punto esclamativo che dice vuoi cancellare un file? Secondo me è una cosa bellissima, perché io riesco anche a cancellarmi i file senza... Un giorno ero sull'aereo, mi hanno detto, deve staccare, ho detto, metti in ordine il desktop, ho detto, cancella la cartella, mi sono cancellato tipo 40 file, vabbè, poi recuperati dal cestino, perché... Comunque, cancelli il file, Vista ti chiede, punto esclamativo, tu dici sì, e Vista dopo riparte un'altra finestra, sempre col punto esclamativo, che dice, qualcuno... Vuole cancellare qualcuno, sempre io, quello di un minuto prima, cioè io ho dato sì, non è che me ne sono andato, sempre io. Sì, quindi il punto esclamativo ti dice, la Apple negli anni 80 usa come icona di pericolo generico questo gesto. Dice, fermo, attenzione, un po' un gesto che ti stoppa, no? Cioè, fermo. Peccato, appunto, qualcuno di voi è greco, è stato in Grecia... No, ecco, questo gesto corrisponde, tradotto in italiano, nel gesto, quello che noi chiamiamo dell'ombrello. Cioè, quindi
il greco si ritrova con ma vaffa tu, insomma, gli ha creato, no, noi ridiamo, ma vedete come tornano gli elementi culturali nella simbologia, ok? Nei simboli. Andiamo avanti. Beh, questa si vede poco. Chi non lo conoscete, il disegnatore, beh, è carina perché lui arriva col treno e riceve, c'è tutta una specie di scritta generica in una lingua fantasiosa, viene salutato dal treno con questa lingua, passa per la strada un signore, ripete la stessa tipologia di frase, un bambino uguale, delle signore uguale, lui col cappello fa così perché dice, beh, appunto, insomma, sono appena arrivato, mi stanno salutando nel negozio, tutti quanti per la strada, peccato che quando arriva nella casa dove deve essere ospitato, il proprietario che stava piantando un chiodo ficca il martello contro la mano e ripete la stessa cosa che tutti usavano come forma, che lui pensava fosse di saluto. Ok, quindi lui, e invece è un'ingiuria, ovviamente, e lui vive questa modalità così. Allora, Città del Messico, vi dico tutto questo è esperienza di vita vera, poi chiedo magari anche a voi, anche a chi è arrivato in Italia o chi è stato all'estero se ha delle esperienze simili. Città del Messico, 20 milioni di abitanti, io sono stato lì per un progetto e tenete conto che a Città del Messico la metropolitana, questa, ha un passaggio giornaliero di 5 milioni di persone, quindi 5 milioni di persone usano quotidianamente la metropolitana di Città del Messico. Quando io sono andato per un progetto, mi è stato chiesto, ma quanti abitanti ha Roma? Roma è ovviamente una città conosciuta in tutto il mondo, un po' perché c'è il Vaticano, l'Impero Romano, e io ho detto, ma siamo poco più di 6 milioni. E i ragazzi del progetto residenti a Città del Messico mi hanno detto, ah, ma quindi Roma è un paesino. Perché mi dicono, ah, ma quindi Roma è un paesino? Perché loro vivono in una città di 20 milioni di abitanti. Quindi rispetto al loro parametro culturale, l'interpretazione che danno è di questo tipo, perché questi sono i loro parametri. Qualcuno ha esperienze di questo tipo? O chi è venuto qui e ha visto questi italiani un po' strani che fanno delle cose che... Vi è capitato? Vai, dimmi pure. Microfono. Sono preparato, eh? Guarda come adesso sono diventato attento. Solo per la città del Messico, il gioco che sono preparato. Ah, dai. La destra delle distanze. Poi quando sono tornata a Vienna, camminavo solo a piedi, perché le distanze a Vienna per me non erano più niente. E certo, oramai. Sì, dai, è vicinissimo. Esatto. Ah sì. No, no, se ti chiamano da un quartiere a un altro, dici no, cioè, ci diamo dopo domani. Cioè, se dimentichi una cosa a casa, sei rovinato. Cioè, piuttosto, dici, non, qualunque cosa è, non... E poi io ho lavorato all'università, all'università, mm-hmm. E quella è la più studenti che la nostra seconda città. Ecco. Eh sì, i numeri. Cioè, la dimensione culturale ti porta a leggere, quindi la cosa che dicevamo ieri, noi vediamo delle cose, vediamo uno che ti fa le corna così, vediamo la mano così, ci sono molte gaffe sulla gestualità, nel senso che noi diamo delle interpretazioni di gesti che in realtà all'altro fanno leggere altre cose. E questo che è il messaggio che vi voglio lanciare, cioè... La lettura, quindi anche nei rapporti con i nostri partner, dobbiamo essere attenti alle letture e alle interpretazioni che diamo rispetto all'interazione col partner. Ok? Ciao. Qualcun altro? Ok, allora.
Andiamo un pochino avanti. Adesso facciamo un esercizio individuale. Allora, una testa. Adesso poi ve lo spiego, eh. Opa, questo è Genoveffa. Oh, grazie. Qualcuno mi pensa. Scadono i fogli. Una testa, una testa. Allora. Se mancano ne abbiamo in più. Poi... Ah sì, allora grazie alla mitica Cinzia, ieri Michele ti abbiamo stampato, fatto dei danni io? No, l'esercizio sugli obiettivi, così ce l'hai. Allora, camera da affittare, dunque, tutti hanno la scheda? Dove si è fermata? Che dovrebbero esserci per tutti, ne abbiamo un paio di copie. Arriva. Ah, ok. Se mancano, ce l'abbiamo? Allora, situazione, dovete dare in affitto una vostra camera. Pubblicate un annuncio, quindi una camera a casa della vostra abitazione dove vivete, e rispondono. E voi dovete scegliere uno e uno individualmente, da soli. Ciao. Ah, ok. Ah, perfetto. Niente, no, non c'è problema. Vai tranquilla, poi noi ti aspettiamo, sei tranquilla. Allora, dovete scegliere uno e uno solo individuale. Non copiate, non scambiatevi. Uno e uno solo, perché avete solo una camera. Ma chi siamo voi? Voi siete voi stessi? Sì, voi siete voi stessi, dovete, per fare, c'è la crisi, nella stessa casa dove vivete voi. Non vivo con nessun altro. Voi siete voi stessi. Avete fatto l'annuncio, camera da affittare, avete una stanza e rispondono al vostro annuncio famiglie, marito e moglie di siciliani, una famiglia di siciliani, ingegnere informatico neolaureato, studentessa di filosofia francese impegnata con il volontariato, una coppia di neofidanzati, lui italiano, lei tedesca, un avvocato spagnolo appena arrivato in Italia, due hostess svedesi, una professoressa di matematica che insegna nel locale liceo. Scegliete in silenzio, piano. No, è perché lo so che adesso siete entrati in modalità Genoveffa da una, no. Lo so, vi conosco. No. No, diventa pubblico. Ah, adesso condividiamo, andiamo a votazione. Dobbiamo... L'avete visto l'appartamento spagnolo? Suggerisco di vederlo perché sull'esperienza interculturale è molto interessante. Gruppo di ragazzi che va a vivere a Barcellona. Allora, tutti avete deciso? Ah, giusto, io poi devo fare la serie di firme, giusto? Dimmi, chi ha bisogno di... You need to choose... Arrivo, Michele. You need to choose, you have the room to rent... No, portoghese, italiano, lo capisco. Italiano, no, inglese. Allora, parliamo multilingue. Allora, tu tienes una abitación, una cama? Certo. Y chi te gusta para estar en tu casa? Esses una famiglia de sicilianos, ingegnere informatico, studente di filosofia, sì, certo. Una pareja italiana e alemana, un, non sapes come si dice, avvocato de, do hostess de Suecia e una professora di matematica. Okay. Is family, no, you need to rent your room. You need to choose who stay in your room.
This is a family from Sicily. IT engineering degree, student of philosophy from France, a couple Italian and Germany, law from Spain, hostess flyer assistant from Sweden, and mathematical teacher. You need to choose what say in your room. Not in your house. You need to choose. Firma. Uno solo, mi potete scegliere. Dimmi, Michele. Sì. Allora. No. Una stanza. Allora, voi. Guarda come gli sei visualizzata Genoveffa. Sì, tu hai casa tua, c'è la crisi, casa tua, hai una stanza in più. Sì, all'annuncio ti rispondono questi candidati e tu devi scegliere, io firmo, e tu devi scegliere. Secondo coscienza, eh. Questi non sono compilati, Cinzia, li firmo lo stesso. Guardali come sono. Dimmi. Guarda come mi... Alle 9:30 mi ripartite, bravi. Ditemi, ditemi. Guarda. Non avevo dubbi. Siete tremendi. Mi piace che parte l'energia, bravi, che ci servirà oggi una mattinata. La piscina aumentano le onde. Dunque, tutti hanno scelto? Allora, chi divide la sua stanza con la famiglia siciliana? Va bene, beh. Perché? Why? È una famiglia. Ok, perché è una famiglia? Ah, microfono. Tutto a posto la macchina? Tu scegli in tranquillità e tanto noi facciamo i vari conteggi. Allora, famiglia siciliana, ci siamo. Poi, l'ingegnere informatico. Arrivo, Michele. Microfono. Dunque, ho scelto l'ingegnere informatico, sì, perché ne ero laureato, sì, quindi io, essendo una persona anziana, sì, penso che un giovane mi farebbe un po' comodo, diciamo. Ah. Come, okay, un badante, non badante, non come badante, diciamo che mi immergerebbe in una, mi farebbe sentire un po' più giovane. Uh-huh. Poi, essendo informatico, sì, e io essendo un po' carente in informatica, ah, mi potrebbe anche aiutare in informatica. Bello. Cioè, unire l'utile al dilettevole. Mi piace. La studentessa di filosofia francese. Chi ha scelto? Microfono, chi ha scelto? Guarda che sorrisi che c'hanno. Guarda lì abbiamo il fronte Genoveffa fan club forever, gente che si è comprata delle barche, io vi ho visto ieri, vi ho visto in piazza della cattedrale con la barca così, bella, un passaggio serve, allora la studentessa, se serve stacchiamo lo streaming un attimo, se vi guardano, no, i vostri amici, parenti. No, è una motivazione seria. Serio, bravo. Il fatto che è francese gioca un ruolo fondamentale perché può aiutare sia a rinfrescare la lingua, sì, che poi anche il fatto che fa volontariato è sicuramente un punto a suo vantaggio. Ah, perché è un punto a suo vantaggio? Perché può aiutare a conoscere gente o comunque a fare qualcosa, ah, di buono, okay, per la società. E poi perché il fatto che una persona francese di un'altra cultura è sicuramente da stimolo. Ah, perfetto.
Motivazione davanti alla fidanzata, chiaramente in streaming. Vabbè, dopo al caffè. Eccoci. A me interessa la filosofia, quindi. Sì. Sì. Più convinto, Rino, più no, serio. Più sincero. No, vabbè, sinceramente era quella che mi interessava di più tra le altre opzioni. Anche perché di informatici ne vedo anche troppi, quindi ritrovarmi uno anche in casa. La famiglia di siciliani. No. E gli altri no, era quella che mi interessava di più, anche perché sai, il volontariato un po'. Vai. Io ero indecisa in realtà. Però ma... facendo anche scienze politiche, noi facciamo francese, sì, mi aiuterebbe la studentessa francese anche per questo. Oltre a filosofia era una delle varie scelte per l'università, quindi mi interessa anche la filosofia. E poi il volontariato, io vorrei fare cooperazione e sviluppo, quindi magari nell'ambito ci diamo ci una siamo. Mano. Sì. Ok. Io faccio la padrona di casa. Per affittare una stanza io ho bisogno di garanzie. Cosa c'ha di meglio? Vado per etichette, diciamo. Andiamo con, con le etichette. Diciamo giusto. Che da un certo punto di vista, quando si tratta di affittare una stanza o di qualcosa del genere, comunque devi per forza seguire delle etichette, sì, almeno dal mio punto di vista, certo, perché comunque devi avere delle garanzie. Quindi il fatto che faccia volontariato, che sia sì, studentessa, sono comunque già delle garanzie che mi vengono date all'inizio. Per cui, e potrebbe essere, perché non è dato che sia, una brava persona, una persona con cui posso condividere non solo la stanza, cioè la casa, ma anche volendo, dalla quale potrei imparare qualcosa. E in più vedo anche il bisogno, il fatto che comunque sia una persona non italiana che magari ha difficoltà pure nel trovare qualcosa, una sistemazione, e quindi l'aiuto da questo punto di vista. Ok, quindi quattro, no? Hanno scelto la studentessa. 1, 2, 3, 4, 5. Chi manca? Ah, scusami, giusto. Che effetto macchina. Vai. Devo spiegare perché. Allora, anche io, alla fine mi sarebbero andati bene molti di questi. Comunque, dovendo scegliere, ho scelto una donna. Perché sì, penso che ci possano essere più problemi vivendo insieme con un ragazzo. Ok. Quindi ho escluso l'ingegnere, l'avvocato. E ho escluso anche le coppie, perché ci possono nascere. Seguiamo ragazzi, scusate. Vai. Perché le coppie, perché? Possono nascere più problemi quando ci sono più persone in una stanza, ci sono più conflitti magari. Quindi ho escluso le hostess, anche perché lavorano, quindi magari non sono mai a casa. La studentessa è quella che vedo più vicina al mio stile di vita, al mio modo di vivere. Poi ovviamente è francese, quindi mi interessa tanto l'intercultura, quindi mi piace lo scambio culturale. Presidente, non so presidente. Buongiorno. Stiamo facendo un lavoro serio, sembra che, ma siamo... Loro sono bravissimi. Assolutamente certo. E merito loro. Merito loro. Io... Okay. Non voglio disturbare. A dopo? Sì. Ok. Scusami. Quindi, meglio di? Quindi, meglio la studentessa, una persona, donna, e appunto studentessa perché ha più il mio stile di vita, gli stessi tempi, mentre con le hostess, non so, non sarebbero mai a casa. E basta. Ok. Allora, la coppia di neofidanzati. Coppia di neofidanzati. Come mai nessuno la coppia dei neofidanzati? Microfono. Microfono. Confessiamo in streaming. Perché a nessuno piace stare con una coppia neofidanzata. Perché? Stanno sempre nella loro stanza. Allora, neofidanzati. Essendo neo, fidanzati, ecco, fuori streaming, ecco. Mettiamo vietato a visione. Ok. L'avvocato spagnolo. Eccolo. Guardale. Va bene. Perché? Why?
I chose that one because he just arrived. He just arrived in Italy, and he needs place urgently to rest himself. And after all, he's a lawyer too. He may be a death for me. Yes. Okay. Buona scelta. Allora, innanzitutto perché è un avvocato e avere un avvocato in casa può, se- vero? Può, sempre, okay. Anche può essere tu... sempre utile. Poi perché è spagnolo, quindi a me insomma, piace la cultura spagnola, poi appena arrivato in Italia, quindi io non conosco lo spagnolo, quindi magari insegno in italiano e mi insegno lo spagnolo. Ah. E quindi, insomma... Ok, bene, bene. Chi altro? Quindi siamo, quanti hanno scelto l'avvocato? 4, giusto? 5. Allora, io perché ho esperienze positive di convivenza con ragazzi. Sì. Diciamo, speriamo che sia giovane, ecco. Ecco. Perché mi piace fare accoglienza a persone che sono appena arrivate nel mio paese, nella mia città. Mm-hmm. E perché con gli spagnoli, diciamo, per... non so, ho avuto esperienze di contatti immediati e positivi, ecco. Ah. Di comunicazione facile, veloce, diretta, di poter risolvere problemi con... in maniera abbastanza fluida, ecco. Okay. Che sia avvocato non mi piace tantissimo, ma sorvoliamo. Perché non ti piace che sia avvocato? Sono un po' rigidi gli avvocati. Un po' rigidi gli avvocati. Cit. Per forza. Out of record, se serve, mandiamo la pubblicità. No, e... chiaramente anch'io spero che sia giovane. Vabbè, niente, invece a me piace il fatto che sia un avvocato, spero che eserciti, nel senso che lavori, poi qualsiasi cosa faccia. No, perché a differenza di quello che aveva detto Luisa, la mia scelta è anche stata fatta in base a esigenze simili, cioè nel senso io lavoro e quindi il mio coinquilino, cioè preferirei un coinquilino che lavorasse a livello di tempi, così, per esigenze, penso che sia più giusto così. E poi vabbè, molta attrazione per la cultura, per la Spagna. Molta. Ok, ci rimangono le due hostess. Perché sento delle risate di fronte alle hostess svedesi? Chi ha scelto l'hostess svedesi? Vai. Vuoi che spegniamo le telecamere? Per motivazioni diverse, suppongo. Allora, le hostess. Allora, io, essendo, diciamo, quella che deve affittare, ho pensato anche al ritorno economico. Ah. Cioè, se gli altri, uno è volontario, uno è appena laureato, ma guadagnano, me lo pagano l'affitto, o dicono, poi vediamo. Quindi le hostess... suppongo che lavori, c'hanno, in due verrà fuori l'affitto prima o poi. Cioè, ce la fanno un po' di... Poi comunque, essendo hostess, magari stanno spesso fuori casa, quindi non sono neanche una presenza ingombrante. Comunque la questione della lingua c'è, perché quando ci sono uno magari si esercita un po' con l'inglese, non dico lo svedese, perché... quindi comunque... ci poi siamo. Magari sono ordinate, sono precise. Ok. Io più o meno per la stessa sua seconda motivazione. Guardali, ma guardali in faccia. Cioè, io mi fido. Sappi che io ti credo. Ti ringrazio. Io ti ringrazio. Io so che tu sei sincero. So che questo ti serve perché siamo ripresi, ma io sono sicuro che il tuo motivo è quello. Vabbè, allora, la motivazione di facciata è che essendo hostess... sarebbero sempre fuori per lavoro, quindi ci sarebbero meno problemi, pulizia, casini vari. Ok, quindi abbiamo due le hostess. Chi è che ha detto non è vero, mamma mia, come siete?
La prof di mate. Guarda già le facce. Allora, io ho scelto la professoressa di matematica perché è l'unica ad avere un contratto a tempo indeterminato, quindi può pagare tutti i mesi sicuramente. Potrebbe. Vabbè, professoressa di matematica del liceo, diciamo, probabilmente sì. Vabbè, lei... Perché sta mezza mattina fuori casa? Sì. Perché, diciamo, tornata a casa dovrà pur lavorare, quindi non farà casino, non farà, diciamo, party o festini vari. E perché mi dà di una persona inquadrata, di una persona seria, o per stereotipi, diciamo. Io perché si presume abbia uno stipendio, si presume, e quindi, come dire, paghi con regolarità l'affitto. E poi non faccia troppo valore a casa. E poi perché solitamente gli insegnanti di matematica sono estremamente ordinati e precisi e non lasciano le cose in mezzo. Non lasciano? In disordine. In disordine. Mi raccomando, sei ripreso, attenzione, quello che dici. Allora. Io oltre ritorno economico sicuro, c'è anche la motivazione del mio ultimo esame di matematica. Vedi, quindi ci siamo. Ci siamo proprio. Bravo. Giusy. Più o meno anch'io per le stesse motivazioni, posto che comunque cioè la professoressa di matematica può anche avere d'impatto, la professoressa di matematica, gli stereotipi, eccetera, ma poi può avere anche altre caratteristiche, quindi essere una casinista, essere una che per dire la mattina fa la professoressa magari nei suoi hobby, è magari un tipo estroso che dà fastidio, che rompe, che magari è precaria, una volta la pagano, però diciamo così d'impatto professoressa, perché diciamo sembra più quadrata rispetto agli altri, ma tutto può succedere. Ok, buono, quindi chi manca? Subito, guarda amica proprio. Vedi l'intercultura quando... Chi sta a casa tua? Chi sta in tua casa? No, professoressa. La professoressa? Perché? 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 Sì. Ah, perché io ho difficoltà in questa materia. Ah, ok. Approfitto l'opportunità. Giusto. E basta. E quindi abbiamo la professoressa di matematica. Ok, allora... Vediamo, adesso poi li incontrate. E abbiamo famiglia, marito e moglie di siciliani. Sono ottimi cuochi e preparano fantastici dolci. Quindi, cooking very well. L'ingegnere informatico neolaureato è anche un attore di teatro e un famoso cabarettista. Quindi ci siamo sulla simpatia. La studentessa di filosofia francese impegnata con il volontariato odia la polvere ed il disordine. Quindi chi ha scelto? I cinque che scelgono la studentessa sappiano che no polvere in casa e no disordine. La coppia di neofidanzati, lui italiano e lei tedesca, adorano la musica punk ed amano tenere concerti in casa. Quindi non c'era solo un momento neo, fidanzati, ma pure feste. Un avvocato spagnolo appena arrivato in Italia, ricordiamoci che a chi ha scelto l'avvocato c'era una speranza di giovinezza, invece è un anziano decano del diritto spagnolo che non ama la confusione. Le due hostess svedesi, non fare quella faccia, aspetta che ci arriviamo alla professoressa di matematica. Le due hostess sono delle care 65enni e sono personale di terra, quindi ve le ritrovate notte e giorno a casa. La professoressa di matematica del locale liceo ha 27 anni, neolaureata Miss Bitonto 2011.
E vorrei farvi notare come l'esame viene proprio passato con entusiasmo, proprio l'esame. Non abbiamo più problemi, vero, sull'esame? Come andiamo con l'esame? Eh? Bisogna... Ecco, adesso che cosa ci sono dei... Allora, nella sua giocosità, che cosa ci dice questo esercizio? Cosa è successo? Da qui? Per esempio, certo. Questo d'accordo, certo. Mai a scatola chiusa. Ma cosa è successo nel nostro lavoro? Che cosa è successo? Pregiudizi e stereotipi. Cioè abbiamo aggiunto un altro elemento al nostro lavoro. Cioè abbiamo messo i pregiudizi più degli stereotipi. Cosa assolutamente normale, vi ripeto. Cioè, divertente, ma è quello che avviene, perché se io leggo due hostess, piuttosto che la professoressa, alle hostess associo una tipologia di figura femminile, la professoressa di matematica, posso associarne un'altra, quindi che cosa faccio? Faccio dei cliché, dei meccanismi di connotazione. Quindi, siccome lavoriamo in un contesto internazionale, dobbiamo tenere conto di questo. Visto che lavorerete con paesi di culture diverse, ma ieri abbiamo anche visto che l'intercultura ce la facciamo anche a casa nostra, nei rapporti anche uomo-donna, o differenze, sono cose anche evidenti, no? Nord o sud per quello che riguarda l'esperienza italiana, regionali, cittadine, cioè dobbiamo tenere conto che noi che cosa facciamo tecnicamente? Riempiamo dei vuoti. È proprio una cosa cognitiva che noi abbiamo. Siccome non abbiamo tutte le informazioni, facciamo un'operazione sulla base delle nostre esperienze. Ecco perché, come vi dicevo il primo giorno, la fortuna di avere, e anzi sono contento che continuate a partecipare con entusiasmo, la fortuna di avere l'opportunità anche di sviluppare un'esperienza internazionale, io la caldeggio sempre, perché ci permette proprio di ragionare in termini di vera intercultura, di vera interazione culturale. Quindi noi che cosa facciamo? Interpretiamo. Quindi è un'interpretazione, è una selezione delle informazioni che noi facciamo e che ci porta ad avere un tipo di comportamento. Quindi nulla di grave nella scelta della camera da affittare, ma è successo questo, tecnicamente questo. Ok? Quindi se mettiamo ulteriori elementi nella nostra dinamica di lavoro, attenzione. Attenzione a non fidarvi di quello che vedete. Fate sempre una riflessione e chiedete sempre all'altro. Ieri ve l'ho detto, no? Lavoro sugli obiettivi. Interagite con la partnership. Cioè non fate io qui a Bitonto e gli altri distanti. Cose che noi facciamo possono avere significati diversi per le altre persone. E questo capita nelle dinamiche linguistiche, per esempio. Ci sono le false friends, no? Le parole che noi diciamo convinti che significano qualche cosa nella lingua e in realtà significano qualcos'altro. Per esempio, in Spagna, se voi dite burro, che cos'è il burro? È l'asino. Quindi tu vai nel tuo hotel e dici... Quello come era un burro? Che non è un asino. Come si dice asino in inglese che non mi ricordo più? Esatto. Quindi queste sono le parole che noi siamo convinti. Quindi hanno una serie di significati diversi per le persone. Ok? Osservazioni, commenti su questo? Cose che vi vengono in mente? È il diesel, ma io lo so che adesso... Ok, allora, adesso facciamo, così chiudiamo la batteria sulla parte interculturale, poi facciamo un altro esercizio. Ho bisogno di 3 volontari. Non c'è pericola. E non c'è trucco e non c'è inganno. Bah, io direi che gli spintani, vediamo adesso se... E già tutti, tang! Attenzione! 3 volontari.
un'altra. Brava, così. Andiamo con gli ultras. Marco vince Marco. Ok, allora, fuori con me. Mi ricordi come ti chiami tu? Elisa. Elisa, ok. Ci offri il caffè. Vi offro il caffè. Ciao, noi andiamo a fare colazione. Ti sentono. Non mi sento. Allora voi dovete poi rientrare dentro e non comunicare niente. Nulla. Ok? Io vi chiamerò uno per volta, allora vi dovranno guardare e segnare che cosa vedono. Ma voi nulla. Ok? Allora, io chiamerò loro uno per volta, voi in grande silenzio, vi chiedo di osservarli e segnare a penna quello che vedete. Ok? Che cosa vi trasmettono. Ok? Allora, chi vuole iniziare? Presidente? Chiamato spontaneo. Bravo, Marco, molto spontaneo. Allora, Marco, tu sai quello che devi fare, io ho chiesto a loro di osservarti e segnare quello che vedono. Quindi quando vuoi, Marco. Ok. Poi in religioso silenzio, eh? Abbiamo segnato? Appuntato cosa avete visto di Marco? What do you see about Marco? A posto? Ci siamo? Grazie Marco. A posto tranquillo, vai tranquillo. Sì, 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 sì. Ok. Elisa, presidente, se lei vuole venire, stia con noi. Allora, Elisa, loro... Tu sai quello che devi fare e loro osservano e annotano da bravi osservatori quello che vedono. Avete segnato? Siete tremendi, però povera Elisa che... Ok, Elisa, grazie. Cinzia, presidente, prego. Qui. C'è la sedia. C'è la sedia qua. Allora Cinzia, tu sai quello che devi fare, loro osservano e li lasciamo, prego, certo, grazie, e li lasciamo osservare tranquilli. Osservato? Segnato? Visto bene? Ok, grazie ai tre volontari spintanei. Allora adesso la parola a voi. Che cosa... Microfono. Che cosa avete visto? Marco. Allora Marco. Allora io ho notato... Vabbè, tutti e tre sono rimasti fermi, soltanto che Marco aveva le gambe parallele. Elisa aveva la gamba a destra girata all'esterno. Aspetta. Le gambe incrociate. Aspetta. Allora abbiamo... Mi piace trovare le differenze. Aspetta. Per la cronaca. Allora, Marco aveva? Le gambe parallele. Gambe parallele. Dritte. Gambe. Cioè, non incrociate. Sì. Elisa? La gamba destra girata all'esterno. Gamba destra girata all'esterno. Gamba. Ma non era fatta apposta, mannaggia. Destra, esterno. Cinzia? Le gambe incrociate. Incrociate. Poi, Marco aveva un volto inespressivo. Inespressivo. Non era né allegro né triste. Inespressivo. Ah. Serio, poi. Sì. Sì, sì. Elisa aveva un leggero sorriso sulle labbra. Leggero sorriso. Cinzia, non ho fatto in tempo perché poi se n'è andata, non ho fatto in tempo a guardarla. Cinzia? Non ho fatto in tempo. Ah. Guardarla in faccia, stavo esaminando tutto il resto, stavo arrivando piano. Ok, qualcos'altro? Qualcun altro delle sue osservazioni? Grazie. Io le mani dietro la schiena di Marco. Sì. Le mani dietro la schiena di Marco. Marco, mani dietro la schiena. Mani dietro la schiena.
L'imbarazzo di Elisa, avevo visto. Imbarazzo di Elisa? Perché è imbarazzata Elisa? Perché il sorriso era... Vabbè, sentiva giudicato in quel momento. Ah, hai visto un sorriso... Sì, e poi le gambe incrociate di Cinzia. Gambe incrociate di Cinzia. Ok, Rino. Vabbè, io sono in linea con le altre cose, soltanto Marco ha notato il colpo di tosse quando è entrato. Colpo di tosse quando è entrato? Non so se... Non so se è importante ai fini delle... No, no, no. Tutto è importante. Vi dico di osservare, mica pettinare le bambole o scolorire le zebre. Io ho visto solo tre persone che hanno fatto scena muta. Scena muta. Michele, scena muta. Poi, Marco imbarazzato. Microfono, microfono. E l'unica emozione, diciamo, se vogliamo dire, che comunicava era proprio la coscienza di essere osservato, quindi l'imbarazzo di essere osservato. Invece le ragazze un po' meno, secondo me. Ah. Diciamo, hanno mascherato tutto col sorriso. E vai. Allora, io ho iniziato ad osservare Marco, ho iniziato a scrivere qualcosa. Sì. Poi alla seconda, Elisa. Quando è entrata Elisa mi è venuto un dubbio, quando è entrata Cinzia forse quel dubbio l'ho, nel senso loro probabilmente avevano l'istruzione di non fare assolutamente niente e noi ci siamo fatti abbindolare dall'esercitazione, e cioè trovate qualcosa quando invece non c'era assolutamente niente, personalissima opinione. Per carità. Qualcun altro? Vai, vieni, vieni, microfono. Thank you. Vai. To me, I think with Marco, I think he was humble because he stood up humbly. He was humble. And to she was a little bit shy, like that, see? And to her, she was smiling a little bit, like, she little was, bit, però. Si, si. Un piccolo... Ok, cos'altro? I want to talk about Marco. Marco? Sì? What I saw is he's... Aspetta, mettiamo il microfono qui così lo capisco. Ok. He's very quiet and gentle and he looks very innocent. Is what quiet. And she, what is her name? Elisa? Elisa, what I saw in Elisa is she's very shy and smart and friendly. Sì. But with she too. Cinzia? Cinzia, she's very quiet like this. Wow. I don't know what I didn't see. Yeah, you see it is. It's okay. Ho visto che Marco osservava a tutti, però... Sì. Un poco di più a noi stranieri. Ah. Né? Ah, ok. Noi stranieri. Elisa? Elisa osservava... Elisa osservava? La camera? E lei? Cinzia? Quella gente in fondo? La curva ultras. Sì. Quindi la telecamera, Cinzia, gli ultras. Ok, qual era il compito dei tre volontari spintanei? Era quello di non comunicare nulla. Cioè abbiamo lavorato su un altro. E con questo chiudiamo adesso poi con un'altra. Eccolo lì, poi dopo prendiamo il caffè. Impossibile, esercizio impossibile. Esiste un assioma della comunicazione. Dov'è il nostro schema? Eccolo qua. Che dice proprio che non si può non comunicare
Allora, qui aggiungiamo gli stereotipi. E qui aggiungiamo non comunicare. Cioè qualunque azione, che questo è merito di Vaclavic. L'assioma è quella cosa che non ha bisogno di dimostrazione in matematica a proposito dell'esame con la professoressa. Quindi, uno degli assiomi che dice che qualunque cosa noi facciamo si genera della comunicazione, della interpretazione. Quindi voi avete visto e interpretato, quindi il discorso che abbiamo fatto prima che chiude la prima parte della mattinata, proprio interpretazioni di comunicazione che non sono quello che loro probabilmente volevano comunicare. Quindi c'è chi nota le gambe, c'è chi nota lo sguardo, c'è cose che noi andiamo a leggere e che anche inconsciamente o consapevolmente noi trasmettiamo. Quindi attenzione, appunto, tenendo conto anche della variabile interculturale, al tipo di messaggio che andiamo a dare, alla lettura che andiamo a dare di quel messaggio lì. Perché siccome noi la interpretiamo, mettiamo in piedi i nostri meccanismi culturali, quindi i nostri pregiudizi e i nostri stereotipi che fanno parte della nostra cultura. A noi sembra, vi ripeto, normale, ma non è normale, è nella nostra cultura. Questo è importante per evitarci poi dei problemi nella relazione con i partner, a maggior ragione partner internazionali. Come si fa allora, secondo voi, a capire se il messaggio, consapevole o inconsapevole, è esattamente quel messaggio lì? Come si può fare? Ok, quindi torna il discorso che dicevamo al primo giorno, la relazione, le interazioni, il più possibile. Cos'altro? Chiedere conferma. Cioè l'unica chance che abbiamo è interagire e tentare di avvicinare le basi del mitico iceberg e chiedere conferma di quello che abbiamo letto, di quello che abbiamo letto e di quello che abbiamo interpretato. Ok? Quindi, qui ed ora è perché è un classico della comunicazione, perché richiama proprio il fatto che essere presenti, cioè essere lì in quel momento, attenti, cioè il lavoro di relazione è un lavoro faticoso, non è la miniera, chiaramente, un lavoro fisico, però è un lavoro che stanca, un lavoro impegnativo. Ok? Allora, io chiuderei, prima di andare a mangiare la pappa della mitica pausa coffee, vi lascio, è in italiano un po' lungo, e dotati di microfono chi poi ha voglia di leggere. It's long in Italian, but we make a short translation. We have questo tipo di materia, perché in Brasile io faccio la facoltà di risorse umane. Ah, bravo, vedi? Questa cosa ci sei. Io ho idea, quanto quel progetto, io non so che cerco la parola per aiutare, ma no, mi viene perché io non parlo, non scrivo bene, non è italiano. Però io capisco bene questa... Ottimo, brava, è importante. Sì. Ne manca? Ok. Chi è che voglia di leggerlo? È un po' lungo, magari ce lo dividiamo nella lettura. Chi è che voglia di leggerlo? Brava, Giusy, grazie. Metà, poi passa a chi vuoi. Ok, leggiamo. La gente di questa tribù ha alcuni rituali e cerimonie religiose davvero notevoli e finora di difficile comprensione per il mondo esterno. Uno di questi riti ha luogo ogni 7 giorni circa, soprattutto durante le giornate più scure della stagione invernale. È un rito che viene svolto in molti centri del paese. Un gruppo di 11 persone prescelte viene consacrato a svolgere la cerimonia. Questo gruppo privilegiato di iniziati vive più o meno separato dal resto del mondo.
tranne che per i momenti in cui vengono esposti alle acclamazioni dei credenti. Gli iniziati affrontano un periodo prolungato dedicato alla preparazione fisica e mentale. Durante questo periodo si astengono dal consumare cibi e bevande che possono nuocere alla salute e si sottopongono a regolari periodi di riposo alternati ad altri di intensa attività fisica. Ad intervalli regolari viaggiano tutti insieme per incontrare un altro gruppo di iniziati di un'altra regione in un luogo prestabilito. Nel medesimo luogo si danno appuntamento migliaia di credenti che versano il loro obolo in denaro alle porte di entrata. Ad un determinato momento concordato in precedenza vengono ammessi nei recinti sacri dove entrano con grandi manifestazioni di gioia. La cerimonia ha luogo in un grande spazio piano circondato da file di sedili dove prendono posto i credenti. Una fila dietro l'altra come una grande muraglia umana che circonda gli iniziati che prendono parte alla cerimonia. Fra i credenti, alcuni sono così devoti che rimangono in attesa anche per lunghi periodi sotto la pioggia, aspettando l'apertura del santuario. Ad un segnale prestabilito di uno dei grandi sacerdoti, gli iniziati, a capo scoperto e tutti vestiti con gli stessi abiti e le stesse calzature da cerimonia, incominciano a danzare verso la sacra arena centrale. A nessun altro è consentito entrare in questo spazio. Ognuno degli iniziati assume quindi una posizione prescritta, cui fa seguito un momento di solenne raccoglimento. È a questo punto che dal centro viene lanciato un oggetto sferico. Tutti i partecipanti vi danzano attorno mentre vola in aria e compiono grandi sforzi per indirizzarlo in una grande rete dove simbolicamente viene catturato per l'acclamazione estatica e la gioia sfrenata dei credenti che assistono e che incoraggiano gli iniziati cantando a piena voce inni e preghiere. La sfera è sacra a tal punto che a nessuno, fatta eccezione per gli iniziati più esaltati, è consentito toccarla con le mani nude e ognuno deve portare le speciali calzature di rito. Ogni volta che la sfera entra nella rete mistica, gli iniziati si scambiano estatici abbracci cerimoniali. Accade che la sfera venga catturata anche una sola volta da uno dei due gruppi nel corso dell'intera cerimonia. Altre volte viene catturata e quindi liberata per essere riportata al centro più volte ripetutamente. Alcuni dei credenti vengono completamente ipnotizzati da questo rituale e sotto la sua influenza cadono in trance e si esprimono con canti selvaggi. Succede che alcuni siano così devoti ad un gruppo di iniziati da giungere ad assalire i devoti dell'altro gruppo. Non è infrequente che essi arrivino già preparati per questa battaglia simbolica e drammatica. Tutte queste attività e il darsi appuntamento nello stesso luogo da parte di molti gruppi della tribù provenienti da luoghi distanti produce un grande senso di eccitazione e di completa soddisfazione in molti dei credenti. Coloro che non sono in grado di recarsi e ad assistere di persona alla cerimonia attendono con trepidazione notizie sul passaggio e le sorti della sfera e seguono con devozione i progressi del gruppo di iniziati che sostengono da una cerimonia all'altra. Dove siamo? Che situazione è? Stadio. Ma l'avete capito subito o... Forse? Ah, come mai? Perché settimana di Quaresima? Per la settimana di... Oh, scusami, micro, giusto. Antonio Marco, scusate, non mi picchiate. Dicevo all'inizio perché... Dov'era? Durante questo periodo si astengono dal consumare cibi e bevande che possono nuocere alla salute e pensavo al fatto che durante la Quaresima non si consuma carne praticamente. Ah. Almeno qui c'è l'uso di mangiare il pesce. Ok. Soprattutto. Quindi quando avete però capito che si trattava di calcio? Tutti abbiamo capito che si trattava... No, a volte è capitato. Sì. Microfono. Arrivo Giusy, aspetta il microfono. Vai. Nel secondo paragrafo con un gruppo di 11 persone. Sì. Sì, e da lì? Non mi viene in mente nient'altro con 11 persone. Va bene, ma ognuno... Giusy, e poi facciamo...
All'inizio ho pensato a qualcosa di qualche rituale, di qualche setta, tipo Eyes Wide Shut, tipo queste cose qua. Poi quando ho iniziato, quando si è parlato di sfera, ho collegamenti, sinapsi, calcio, stadio. Perfetto. Subito. Ok, ancora una. And we finish, we take a coffee. Ancora una testa. Che voglio, questa è anche molto lunga, leggiamola. Sorry is a long in Italian, but we make a shorter translation for you. Very shortly. During the break I translate for you, no problem. Ok, questa è un po' più lunga. Questa è interessante perché è l'interpretazione vera da una visita istituzionale negli anni 50 di un, come se fosse tipo il primo ministro di una nazione aborigena che viene in Europa e poi lui quando torna scrive quello che ha visto. E vediamo che cosa ha visto. Quindi per lui il Papalagi, che è il titolo di questo testo, è l'uomo europeo. Chi è che vuoi di leggere? Cediamo. È un po' lunga, quindi ci dividiamo. Attenzione. Spintanea, infatti. Ok. Leggo metà? Sì, poi cedi. Quando vuoi tu. Ok. Il Papalagi ama il metallo rotondo e la carta pensante, ama introdurre nella sua pancia molto liquido ricavato da frutta uccisa e carne di maiale, bue e altri orribili animali, ma più di tutti ama quel che non si lascia afferrare e che tuttavia esiste, il tempo. Fa tanta scena e discorsi ridicoli e anche se non ce ne potrà mai essere più di quanto non ce ne sia tra l'alba e il tramonto, per lui non è mai abbastanza. Il Papalagi è sempre scontento del tempo che ha a disposizione e accusa il grande spirito di non avergliene dato di più. Bestemmia contro Dio e la sua grande saggezza, dividendo e ridividendo ogni nuovo giorno secondo un piano deciso, preciso. Lo spezza proprio come si farebbe con una noce di cocco, servendosi di un coltello da boscaglia. Tutte le parti hanno un nome preciso, secondi, minuti, ore. Il secondo è il più piccolo del è più piccolo del minuto, che è più piccolo dell'ora. Tutti insieme fanno un'ora e sono necessari 60 minuti e ancora più secondi per arrivare a un'ora. Questa è una cosa che ho assimilato male, che non ho mai capito bene, perché mi fa star male pensare più del necessario a cose così infantili. Il Papalagi fa di questo un gran sapere. Gli uomini, le donne e i bambini stessi, che ancora non si reggono sulle loro gambe, portano nei loro panni una piccola e piatta macchina rotonda che pende sul collo legata a spesse catene di metallo, oppure è allacciata al polso con strisce di pelle dalla quale sanno leggere il tempo. Questa lettura non è facile. Si fanno esercitare i bambini tenendo la macchinetta vicino all'orecchio per farli divertire. Ci sono papalagi che sostengono di non avere mai tempo. Corrono freneticamente qua e là, come se fossero posseduti dal demonio, e ovunque vadano fanno del male e creano spavento perché hanno perso il loro tempo. Questa ossessione è uno stato tremendo, una malattia che nessun uomo della medicina può guarire, che contagia molti e porta alla rovina. Poiché ogni papalagi è posseduto dall'angoscia per il tempo, sa anche molto precisamente quante volte sono sorti la luna e il sole da quando ha visto per la prima volta la grande luce, e non solo lo sanno tutti gli uomini, ma anche tutte le donne e tutti i bambini, anche piccoli. E questo gioca un ruolo così importante da venir festeggiato a intervalli di tempo precisi e costanti, con fiori e grandi banchetti. Spesso ho sentito come ci si sentisse in dovere di vergognarsi per me quando mi si chiedeva l'età, e io ridevo non sapendolo. Ma devi pur sapere quanti anni hai, dicevano. Io rimanevo in silenzio e pensavo, è meglio che non lo sappia. Sapere l'età significa sapere quante lune si è vissuti. Questo contare e cercare di sapere è molto pericoloso, perché si sa quante lune dura la vita della maggioranza delle persone. Ognuno vi presta una grande attenzione e quando sono passate proprio tante lune si dice tra poco morirò. Non si prova più nessuna gioia e si muore in breve tempo. Qualcuno vuole continuare? Ok, grazie. In Europa
In Europa ci sono solo poche persone che hanno veramente tempo. Forse non ce n'è proprio nessuno. Per questo la maggior parte di loro corrono attraverso la vita come un sasso che sia stato lanciato. Quasi tutti camminano guardando per terra e agitando le braccia, per procedere più velocemente possibile. Quando qualcuno si ferma dicono irritati: «Perché mi devi disturbare? Non ho tempo, cerca di sfruttare bene il tuo». Si comportano proprio come se chi è più veloce valesse di più e fosse più valoroso di chi procede lentamente. Ho visto un uomo mettersi le mani tra i capelli, digrignare i denti e strabuzzare gli occhi come un pesce agonizzante, diventare rosso e verde, sbattere mani e piedi, perché il suo servitore era arrivato più tardi di un soffio. Il soffio era per lui una grande perdita, irreparabile. Il servitore fu costretto a lasciare la capanna. Il pappalaggi lo scacciò e gli gridò: «Mi hai rubato tempo abbastanza, chi non rispetta il tempo non è degno». Solo una volta ho incontrato un uomo che aveva molto tempo e non si lamentava mai per la sua mancanza. Ma quest'uomo era povero, sporco e abbandonato. La gente si teneva alla larga da lui e nessuno lo rispettava. Non riuscivo a comprendere un tale comportamento. Camminava senza fretta e i suoi occhi sorridevano in modo tranquillo e amichevole. Quando lo chiesi a lui, la sua espressione si alterò e disse tristemente: «Non ho saputo mai utilizzare il mio tempo e per questo sono una povera nullità disprezzata da tutti». Quest'uomo aveva tempo, ma neanche lui era felice. Il pappalaggi non ha compreso il tempo, non lo capisce e lo maltratta con i suoi rozzi costumi. «Cari fratelli, non ci siamo mai lamentati per il tempo, l'abbiamo amato così come è venuto. Non gli siamo mai corsi dietro, non abbiamo mai voluto concentrarlo o dilatare. Non è stato mai per noi motivo di disagio o di fastidio. Si faccia avanti chi tra noi non ha tempo. Tutti noi abbiamo tempo in gran quantità e siamo soddisfatti del tempo che abbiamo. Non abbiamo bisogno di più tempo di quanto ne abbiamo e comunque ne abbiamo abbastanza. Sappiamo che arriviamo sempre in tempo ai nostri obiettivi e che comunque obiettivi e che il grande spirito si chiama lui secondo la sua volontà, anche se non conosciamo il numero delle nostre lune. Dobbiamo liberare il povero, il confuso pappalaggi dalla follia. Dobbiamo distruggergli la sua piccola macchina del tempo rotonda e annunciargli che dall'alba al tramonto c'è molto più tempo di quanto un uomo possa avere bisogno». Anche un po' un messaggio, grazie. Questa è una lettura vera, nel senso che appunto quando lui è tornato, «During the coffee we take a translation for you». Questa è una lettura vera di come, che cosa è successo. Quello che vediamo lo interpretiamo e di conseguenza ci comportiamo. Ok, quindi una declinazione culturale di come gli europei vengono visti, come appunto viene visto il pappalaggi. Ok? Allora, adesso ci prendiamo il meritato coffee, rinfrancatevi che... c'è qualcosa da dire, commenti, osservazioni... Microfono. Anni 50. Quando è stato scritto? Negli anni 50. Ed era un nativo americano? Aborigeno. Aborigeno. Aborigeno in visita istituzionale, lo trovi nella stampa alternativa, è un librettino, questo è un estratto che si intitola proprio Il pappalaggi. Ho capito, grazie. Suggerisco di leggerlo, si trova adesso, sono dei librettini piccoli. Dimmi. Le monete. La macchinetta o il metallo? Il metallo rotondo e la carta pensante. La moneta, il denaro. La carta pensante. I soldi. Ok? Tutto bene? Tutto bene? Tutto bene? Tutto un po' così. Ok. Ci prendiamo ben 20 minuti, perché prendete aria, perché adesso altro che piscina, tra un po'... And we take a transition for you, just to see... Dove possiamo? Tu vuoi prendere caffè e poi guardiamo le stanze? Sì. Ok. Vado a fare la pipì allora io. Effetto pipì, abbassiamo che sennò si crea l'effetto scuola di pulizia. Tutto bene? Tutto bene? Tutto bene? Facciamo un paio di foto che poi le sistemiamo. Okay.
siamo tutti? Più o meno. Hai voglia di dire due parole di te così? Sì, molti di loro già li conosco, perché io ho seguito il primo mondo. Microfono, Otis. Microfono. Microfono. Eccoti qua. A chi diciamo che io sono l'amico. In questo momento, come ho detto al primo mondo, mi sto occupando, diciamo, di collaborare con un'associazione che io stesso, io e altri soci abbiamo costituito, seguito alla lista di un bando, sono principiative nel settore della giovane. Certo. Quello che abbiamo fatto finora è organizzare dei corsi di formazione di mercato delle botteghe artigiane e adesso, terminato il bando, stiamo cercando di spostarci anche sulla promozione del territorio. Ottimo, bene. Ok, chi è che manca? Manca qualcuno? Cinzia manca, porca miseria. Va bene, niente di grave, Cinzia la recuperiamo. Allora, adesso facciamo un altro grande esercizio che ci richiederà un po' di tempo. Io però per questo grande esercizio che ci richiederà un po' di tempo ho bisogno di due di voi che fungano da osservatori, quindi devono darmi poi una mano nelle attività. Chi è che ha voglia di fare l'osservatore, quindi non di proprio mettere le mani dentro la piscina, che è anche un ruolo quello importante, eh? Dimmi. Una? Io sono. Il bagnino, bella, bella. Il bagnino è bellissimo. Posso usarla citando la fonte? I due bagnini. Ma guarda che mi piace. I due bagnini. Ah, mi piace proprio i due bagnini. Devo cercare che avevo preso dalla. A proposito di bagnini. Non trovo più. Cosa significa? Preso. Check the swimming pool. The guys that see that you don't go in the water. È la persona che ti mira quando tu stai nel mare, che non passa nada, che tu lo passa bene. Ok. Bueno, dove sono i due bagnini, i due osservatori? No, non così spintanea. Due observer mi servono. Ok, Enrico, ricordami il tuo nome? Giancarla, perfetto. Allora, Enrico e Giancarla qui vicino a me, poi vi spiego cosa dovete fare. Allora, per questa attività funziona così. Ci dividiamo in due gruppi. Il compito sarà un foglio a testa, così è tutto chiaro, tutto scritto ai miei due observers, angeli custodi, un foglio a testa, dopo facciamo la traduzione, oggi molti fogli, oggi molto bagnini, molta piscina. Allora, la spiegazione è un po' articolata, ma ce la facciamo. Allora, vi dividerete in due gruppi, faremo due squadre. L'obiettivo sarà, vi doterò di materiale, dovrete costruire un ponte e ogni gruppo deve costruire una parte dell'intero ponte, cioè questo ponte poi lo uniamo. After in the group we make a translation, después hablamos se hai problema de parola. Ok? Quindi ogni gruppo costruisce una parte di ponte, d'accordo? Tutte le parti che lo compongono devono essere assolutamente identiche del nostro mitico ponte. Le parti del ponte devono coincidere perfettamente, quindi deve essere un ponte che si collega. Faremo poi un test
di resistenza di questo ponte facendo, utilizzando un oggetto che poi vi mostrerò alla fine. Lo metteremo poi qui il ponte. Facciamo poi, quindi deve essere anche trasportabile, poi vi faccio vedere gli spazi che ci sono. Tempi, quindi obiettivo chiaro? Ponte da costruire, riceverete del materiale, c'è un ponte da costruire. Due squadre, parte di un ponte che poi andiamo a unire, il ponte deve essere identico. Siamo d'accordo? Allora, i tempi. Allora, tutto dura 90 minuti. Sarà un po' lunga la preparazione degli spazi, quindi ipotizziamo che iniziamo alle 11.05. Noi facciamo partire, grazie anche poi agli osservatori, iniziamo alle 11.05. Ci sarà, il gruppo dovrà scegliere un rappresentante del suo gruppo, un rappresentante del suo gruppo, e i due rappresentanti si incontreranno per tre volte. Il primo appuntamento è dopo 15 minuti, quindi 11.20, ok? Dopodiché sono i due negoziatori, i due rappresentanti che decidono quando rivedersi per i successivi due incontri. La durata degli incontri è di 15 minuti, ok? Quindi il secondo e il terzo lo decidono i negoziatori e noi controlliamo. Saremo... E la durata dell'incontro di 15 minuti? No, no, no. Il primo incontro lo chiamiamo noi ed è dopo 15 minuti. Quindi alle 11.20 chiamiamo il negoziatore. Facciamo... Sì, 11.20, ce la facciamo. 11.20 chiamiamo il negoziatore. Poi i due decidono quando vedersi. Quanto deve durare ogni incontro? 5 minuti. Noi saremo molto severi sul tempo, ok? Quindi, adesso vi mettiamo in due stanze separate i negoziatori. Scegliete il negoziatore, sono i negoziatori che si incontrano, ok? Non i membri del gruppo. Durante l'incontro dei negoziatori non può uscire il materiale che noi vi diamo come materiale di lavoro. Tutto è chiaro? Loro hanno... funzione visibile, riceveranno da me una traccia di lavoro, ci serve per i nostri lavori, sono gli osservatori, loro osservano, sanno, poi io li doto di meravigliosa cartellina dell'osservatore, proprio la cartellina fighissima dell'osservatore, dotatevi anche di penna dell'osservatore, siete dotati di penna dell'osservatore, gli osservatori, poi ve la spiego la scheda dei Observers. Tutto chiaro? Avete il foglio? Non mi potete più fare domande, quindi o adesso o mai più. Se tanto mi dà tanto, 90 minuti, se iniziamo alle 11.05, a che ora finiamo? 12.35. Alle 12.35 il ponte trasportabile, quindi viene qui. Per il, tutto a posto, grazie. Per il test finale, right? I gruppi li facciamo adesso. Dimmi? Per il collab, bravissimo. Allora, i gruppi li facciamo con la metodologia a noi consona, che è cocco, drilli. Quindi cocco, drilli, cocco, drilli, cocco, drilli, cocco, drilli. Cocco, drilli, cocco. Cocco. Allora, tutti cocco qui vicino a me. È un po' lunga la preparazione, ma non vi preoccupate. Cocco, è vero, lo potrei usare. Allora, i cocco con me, osservatori con me. Cocco, cocco. I cocco qui. Voi siete qui. State qui, iniziate a scegliervi il vostro negoziatore, i coccoli, tutti lì, i coccoli, osservatori con me, dove sono i miei osservatori? Eccoti, drilli con me, drilli,
Allora, voi scegliete il vostro negoziatore. Come? Aiutate, magari potete fare una traduzione per loro fast. Dimmi. Dove va la stanza della mediazione? Cioè... Eh no, perché l'altra stanza è molto di là, quindi ci incasiniamo. Quindi mi hanno dato una stanza in giù. No, no, si trovano qui. Si ritrovano qui. Sì, sì, vi trovate poi qui. Cioè, quando vengono gli altri dell'altro gruppo? Che sono di là. Mi hanno dato una stanza lontanissima di là. Dove si incontrano? Qui, qui in mezzo. Ma che sta bene? Non volavano. Ah no? No, io volevo utilizzare... Ah, ok. Allora, questa ok. Questa stanza, magari questa la utilizziamo come ponte. Va bene. E questa invece sempre per lavorare. Okay. Tu invece volevi usare anche questa? Per l'incontro di 5 minuti, se non è un problema, non la usiamo. Ditemi. Sicuro? Se no facciamo... E quindi non ci serve più? Quella sì, perché deve andare all'altro gruppo. Ah, ok. Quindi tu non vuoi usare proprio la prima stanza? Perché troppo i tavoli si incasinano un po'. E poi è una questione di distanza. A te incasina? Sì, sì. Allora, i drilli con me. Cocco, avete scelto drilli? Avete scelto il negoziatore? Drilli? Forza che alle 12.35 finiamo. Drilli? Scusaci, eh. Qui. Spiegate a lei l'esercizio. Allora, i miei due osservatori con me. Voi scegliete il negoziatore, traducete. Voi siete Cocco o Drilli? La spara lì, ci sono solo ingegneri. No, tranquille. Possiamo fare un cambio. Sceglietevi uno della squadra del Cocco. Allora, voi fate un cambio. Perché in effetti non è gender balance, quindi. Un ingegnere che voglia venire nel nostro gruppo. Un ingegnere con loro. Spintaneo. Ragazzi, il tempo è tiranno, le 11.05 io inizio, eh. Dai. Ok, qui, qui. Voi siete Cocco, Drilli di qua. Hai visto? Laggiù, e diventi Drillo. Giù, 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 giù. Osservatori con me. Allora, voi avete la scheda. Allora, che cosa succederà? Io loro darò del materiale fatto di coni, cartoncine, tutto qua. Voi sceglietevi un gruppo, uno si sceglie Cocco e l'altro i Drilli. Dovete guardarmi esattamente le dinamiche. Venite qui. Cioè, la prima cosa che capiterà è tanto materiale, loro avranno l'ansia dell'incontro del negoziatore. Allora dovete guardarmi se lo analizzano, lo separano, capiscono, perché il materiale è diverso, ci sono dei cartoncini colorati in un modo, altri colorati in un altro. Poi tutte quelle che sono le dinamiche del gruppo, quindi seguite proprio questa traccia, da che cosa è incominciato il gruppo, come si è organizzato, come si è distribuito nello spazio, perché cosa succederà? Che qualcuno inizia a prendere io, inizia a fare io, inizia a fare le cose, qualcun altro sarà un po' più isolato. Quindi capite chi ha preso l'iniziativa, come sono state prese le decisioni e che cosa succede di volta in volta. Ok? Poi... Se c'è un leader unico, se si sviluppa la creatività, se c'è qualcuno che di solito c'è qualcuno che taglia, incolla, disfe, fa, qualcuno parla, qualcuno si isola, poi dobbiamo, quando viene il negoziatore, voi venite con me ed è importantissimo quando torna il negoziatore, che cosa succede? Perché succederanno dei casini, perché il gruppo dirà una cosa, lui negozia in un certo modo. Il negoziatore dice io ho il cartoncino rosso, il cilindretto piccolo, eccetera, eccetera, facciamolo così, eccetera. Si agiteranno. No, no, loro non hanno più, siete solo voi. Voi dovete osservare zitti. Dimmi tutto. È possibile un gruppo fare mettere nella sala dove abbiamo la diretta?
perché per un semplice motivo. Noi da lì magari spostando la telecamera. Ah, giusto. Riusciamo a inquadrare sia la camera che l'altra, però così diventerebbe molto problematico per un semplice motivo. Hai ragione, in uno, effetti. I microfoni sganciano. Sì, sì. Due, facciamolo lavorare un altro intervento. Ok. Il tuo non si sentirebbe perché se d'accordo. L'unica cosa, loro magari, vabbè, chiaramente tu non devi parlare. Io non, loro non devono sentire. Tu chiudimi il microfono. Ok. Però noi adesso cerchiamo una stella con la telecamera in modo che il quadratino, noi lasciamo il microfono e si sentirà loro questa. Quindi se io te ne sposto uno lì va bene? Uno nella sala del lavoro? Nella sala dove abbiamo la diretta. Anche in questa e ho un problema di negoziatori che non devono vedere il lavoro. Te ne riesco a spostare bene, solo uno. Noi possiamo, noi eventualmente chiudiamo un po' la porta. Sì. Cioè lasciamo giusto lo spazio per l'inquadratura della sì, camera. Sì. Io te ne sposto solo uno. Sì, uno nella sala della diretta ci sarà. D'accordo. Magari questi qua, che visto che loro comunque qui vanno bene. Loro se si spostano là. Perché io ho bisogno di un punto in mezzo, cioè non devono vedersi il lavoro tra di loro. Noi sto dicendo chiudiamo la porta. Cioè, ti faccio vedere. Allora, poi dopo facciamo la foto. Cocco, voi siete Cocco? Sì. Mi sa che vi dovete spostare per una questione televisiva. Se noi mettiamo la telecamera qua. Sì. Lasciamo esclusivamente la telecamera qua. Noi poi un attimo. Ah. Facciamo qui e qui. Qui e qui. Ma io ho bisogno di un punto per far vedere il negozio. Cioè, è proprio per la dinamica dell'attività. Cioè, servono due poli e un punto vuoto, che purtroppo non c'è. Se tu riesci a portare la telecamera, lavori solo con quel gruppo lì, va bene. Però non riprendere l'altro, comunque mi servirà. No, è proprio, cioè, se dobbiamo riprendere i due gruppi. Infatti questo è il problema che adesso ci stavamo un po'. È che io il problema è che a me serve uno spazio, loro non devono vedersi perché sennò mi incasini l'attività. Possiamo fare. No, l'altra volta diciamo che era un discorso un po' di perché stavano i due gruppi qua, due là, comunque riuscivamo a riprendere il lavoro di tutti. Allora, se tu mi dici che riprendiamo solo questo, io insomma faccio quello che mi dici tu. No, ho capito, io non penso che sia, cioè non è che gli altri sono spariti. Sì, sì, no, no. Stiamo facendo un altro lavoro. Sì. Sì, poi magari lavoriamo con gli osservatori, sì. Noi magari facciamo così, poi parliamo con gli osservatori, facciamo fare dei commenti, perché è proprio una questione dell'esercizio. Quindi i commenti magari li facciamo qui. Li fate qua, così facciamo vedere che gli altri esistono. C'è già l'altro in modo che comunque. Dai. No, stiamo parlando loro magari. Allora, voi avete scelto i va bene così, perché bene, è proprio una questione. Chi guarda i Cocco? Chi guarda i Cocco? Io. Tu. Allora, ricevete il materiale. 11 e 25 il mediatore. Dimmi. Adesso poi faccio delle. Allora, 11 e 25. Avete scelto il negoziatore? Ok? Mi ricordo il tuo nome, scusi. Carlo. Ok, 11 e 25 vi veniamo a chiamare. Regola, quando finisce l'esercizio, il materiale che avanza, Cinzia ce l'ha detto, deve essere raccolto e rimesso nella busta, in modo tale che non lasciamo pezzi intorno, ok? Carlo, giusto, è il vostro negoziatore. Vai, dimmi. Ultima chance. Pronti? No, aspetta. Giancarla, tu che ora fai? È 10. A 11 fagli aprire la borsa. Enrico con me. Borsa.